At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Buongiorno ragazzi, ventottino pronto, aspettiamo solo Filippo per partire. Direzione Gaccia, col capo Gaccia. Allora, team stacchiatori su a Gaccia. Ci troviamo in una zona pianeggiante di uliveti e agrumeti, intervallati ogni tanto da delle piantagioni di kiwi. È proprio qui che cerchiamo di sfruttare l'ampia visuale per cercare di sparare al meglio i tordi. Palella, signori. Sarà che l'attesa mi ha fatto scemare l'attenzione. La prima, eccola che la padella clamorosamente. Caduta. Vamos, vai, cerca. La lezione di poco fa mi è bastata ed ecco che per la seconda che esce riesco ad abbatterla in maniera agevole. Vai, cerca, cerca. Qua. Vai, cerca, cerca. Due. Il terzo tordo è molto simile al secondo, di prima lo scarseggio ma mi permette di impennarlo e di seconda riesco a chiuderlo. Annaia, sono una cartuccia ferma. Tre. Dobbiamo trovare tutte, no? Anche il quarto tordo esce non molto difficile e riesco a farlo di seconda. Le cartucce oggi stanno andando davvero bene. Sto utilizzando l'S4, stavolta con chiusura stellare, con 20 e 21 grammi, che porterò più avanti sul canale. Spollo terminato, mi stavo spostando per cercare i tordi abbattuti. Ho chiamato anche Santo con il suo Springer Billy ad aiutarmi, dato che il mio bretoncino è ancora inesperto e non riporta. Magari li trova, ma li lascia lì dove li trova. Ma ecco l'ultima emozione di questo discreto spollo. Discreto spollo non per la quantità di tordi sparati, perché sono stati appena 4, però ho avuto una media davvero alta a farne 3. Tendenzialmente sono di più le padelle, fidati. Ne vedrai nei prossimi video. Bella. Con un pizzico di fortuna, anche l'ultimo tordo ritardatario, non ho riuscito a farlo. Eccola, la prima. S4, piombo 10. Asciutta, vediamo la seconda, ritrovare. Finito lo spollo e recuperato tutti i tordi, anche grazie all'aiuto di Santo e del suo fedele Billy, continuiamo la giornata facendo un po' di caccia al rastrello in zona. Cercheremo di camminare distanziati fra di noi di 20-30 metri, cercando di stanare più tordi possibili. La caccia al rastrello, tranne per alcune disposizioni o restrizioni regionali pubblicate sul calendario venatorio, è consentita con al massimo 3 cacciatori. Ovviamente il miglior modo per cacciare il tordo è da fermi, aspettando che si muova cercando cibo. Però, data la scarsità dei selvatici e anche perché le abitudini del tordo sono ormai cambiate, è l'unico modo che ci resta per poter sperare di incontrare e tirare qualche tordo. Mister Benelli, buongiorno.
testo secco. Perché? Una l'aveva ammazzata, la seconda che sparava l'aveva cadere. Pare che sparava acqua. Ci siamo, Pippo? Santo, vai! Sì! Santo, lì stai partendo là fuori! Un'altra! E un'altra! Altra! Un'altra! Salve, però! Qui c'è un fumatone. Ah, un'altra, tutta avanti. Pippo. Si prosegue tutto il tempo camminando, cercando di partire il maggior numero possibile di tordi. Mi senti parlare al femminile nel video perché da noi il tordo lo chiamiamo marpizza. L'attenzione deve essere sempre massima. Se non si è abbastanza veloci, la padella è dietro l'angolo. Bisogna aguzzare l'udito e la vista. E come direbbe Ramon, bisogna sparare, cercando di mettere a segno il colpo. Amos, dov'è? Ehi, ma sparasti sopra, no? Vamos, vai! Sì! Qua? Cerca! Cerca! Qua è caduta! Un attimo! Cerca! Cerca! E cavolo è caduto! Amos, qua, cerca! L'ha trovata? Bravo, qua! Porta, Amos! Porta! Porta! Bravo! Molla!
Nulla. Sì, certo che carino. Vado a sparare a mozzo. Da. Qui vedo il tordo arrivare, accendo la telecamera e riprendo solo la parte finale. Io e Santo eravamo vicini, di prima lo sbaglio clamorosamente e poi lo colpisce Santo. E non mi dà il tempo di tirargli il secondo gol, che probabilmente anche lui va a vuoto. Cerca. Cerca, dai. Qui il tordo parte nel pulito e riesco agevolmente a centrare la stoccata. Come l'ha fermata? Guarda come ferma. Bravo! Bravo, Amos, bravo. Qua, porta? 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 Ma tu hai visto come se n'è andato in ferma? No. Porta! Bravo, bravo. Bravo. No. Bravo, 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 tieni un fucile, bravo, 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 bravo. E dici? Non ho sentito. Bravo. Bomber. Non che cartuccio. Boh. Come boh? È standard questa io. Sì. Ehi, partio. Ma stai a vigliare, non carico. Prima canna, pure che ora ce l'abbiamo così e ci prendiamo. Perché non abbiamo che fare, per là ce l'abbiamo pure. Ci siamo? Ehi? Eccola! Sì, vabbò, dopo che il carro spari. Dopo che il carro spari. Una vita a sparare. Quentro cari. Oh, ogni volta ti ammazza Iddu! Ventottino padellino! Porta! E te l'ho chiamata! Ti ho detto occhio! Sento zillare, mi accorgo del tordo, lo chiamo a Santo, ma lui è girato di spalle e decido di stoccarlo. Peccato per Santo che spara mentre cade. Qua Amos, cerca. Vengo. Che l'ho chiuso. Pensavo che non cadeva. Che è uscito contro la luce. Bravo. Qua, vengo. Bravo. Bravo. Là fuori e state volando. Amos! Caduta! Amos! Qui sono stato fortunato. È un fucile che ho preso quest'anno, che è di importazione. E ogni volta che lo apri si inserisce in automatico la sicura. Qua avevo la sicura, il tempo di toglierla e sono riuscito lo stesso, anche se ho tardato un pochino, ad abbattere il tordo. Mi ritengo fortunato. Ah, è disonorato, l'ha trovato e l'ha lasciato là. Un po' sangato. Lo prendi? Il sangue dal petto esce sempre. Sangue via, un po' violento. E cacciare punto, non lo.
Ma sbagliaia. Che padella che ho fatto. Che padella. Che padella che ho fatto. Vada, 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 vada. Sparai pure io. Si è rialzata. Come c'è ancora una parte e se ne va. Vai Amos. Dai, dai che la prende, la prende. Dai, non c'è spuglio. L'ha presa? L'ha detto io la prendevo. Riporti serie A. E perché c'è il mio. Bravo Ringo, bravo. Ho sentito cadere. Qua? Porta? Porta? Amos, qua, porta. Porta. Amos. Porta. Porta. Te. Amos. Porta. Porta. Amos. Porta. Amos, disonorato. Ora non te la molla. Qua, porta. Porta. Qua, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Molla, bravo. Amos, te. Amos. Sì, sì. E qui possiamo chiudere questo video. Questa giornata di caccia è stata favolosa per me. Mi sono divertito tantissimo. Ho fatto un mini mini spollo davvero bello, in cui sono riuscito a sbagliarne solo una. E poi abbiamo fatto una lunga camminata assieme a Santo e Filippo. Come vedi, siamo in un territorio molto vasto e bello, perché si alternano agrumeti e oliveti con qualche ormai piantagione di kiwi che sta diventando la routine qua da noi in Calabria. Se sei arrivato fin qui, spero che il video ti sia piaciuto. E spero al più presto di portare altri contenuti sempre a caccia col calibro 28. Calibro che mi sta appassionando sempre di più e che ormai sto utilizzando quasi esclusivamente. Se anche tu cacci col calibro 28, fammelo sapere qui sotto nei commenti. E spero presto anche di portarti nuovi assetti e dosi per questo calibro. Al prossimo video, grazie. Ran away with my life, fast forward, never turn.